Oh, buon 2022 e benvenuti in questo primo video di questo nuovo anno. Inizia l'anno nuovo con un video riguardo Leggende Pokémon Arceus. Siamo ormai vicinissimi alla sua release, solo 26 giorni, ma The Pokémon Company e Game Freak non ci deludono e ci offrono uno spot TV che probabilmente sarà uno dei 3 o 4 spot che in genere creano per un loro prodotto. E magari avremo anche un trailer di un paio di minuti, come è successo per gli altri, che ci mostrano qualche nuova feature, qualche nuova area. Però questo spot TV, uscito solo in Giappone per l'appunto, ci mostra una veste grafica migliorata, migliore rispetto a quella che abbiamo visto finora nei trailer rilasciati qui su YouTube. Tenete conto che non è al massimo delle prestazioni il video. Che vuol dire? Vuol dire che è sì in HD, ma è un falso HD e che è stato preso direttamente dalla televisione. Quindi la conversione, una volta che il video è stato editato e caricato su YouTube, ha perso metà della qualità. Il video eccolo qua, sul canale di Blue Shell lo trovate, o anche su Reddit PokéLeaks. La veste grafica è chiaramente migliore rispetto a quella che abbiamo visto finora, nonostante appunto sia un falso HD questo. Allora, l'unica cosa nuova di questo trailer è il Monte Ostile. Questo è per forza il Monte Ostile e sembra piccolo. Secondo me è come la modalità ipervolo di Pokémon Horas, perché sembra troppo piccolo per essere un monte, un vulcano che sta eruttando. Quindi probabilmente volare con Braviary sarà simile, se non uguale, all'ipervolo che abbiamo visto in Horas. Davvero, davvero carino. Inoltre, sì, la qualità grafica che abbiamo visto finora. Vabbè, qui è finito il video. Però, ripeto, la veste grafica è chiaramente migliorata nonostante il trailer faccia un po' schifo. Perché la qualità, ve l'ho detto, la televisione, poi tagliato, poi quindi renderizzato in una qualità magari non ottimale e poi caricato anche in rete e perde tantissimo, perde. Però vediamo che comunque sia, i contorni sono più definiti, anche il PG è più definito e se andiamo a vedere qui, eccoli qua, i personaggi Damon e Perula. Io dall'ultimo trailer, questo dovrebbe essere simile all'ultimo trailer, ma i loro abiti mi sembrano un pochino più definiti, tranne il pollice di Soruan, che è incredibilmente grande. Ad esempio, i fiori che vediamo qui, il masso, l'erba, sono tutti quanti dettagli più definiti. Growlithe è ancora più bello di sempre, nonostante secondo me l'evoluzione sarà un abominio. Ma poi vediamo qui Spheal, saltella, usando la coda, eccolo qua. Tacchete, oh. Sì, avviene in pochissimi frame, ma è comunque bello vederlo. Qua vediamo anche l'area molto più vasta. Secondo me però è Field of View trae in inganno perché avremo elementi a scomparsa come li abbiamo avuti su Pokémon Spada e Scudo, ovvero che a più ci avviciniamo e non c'è quell'effetto pop-up, ma appaiono come se si stessero materializzando in quel momento. Magari alcuni di voi si ricordano. Però, insomma, la grafica è molto migliorata rispetto ai vecchi trailer. Se lo vedete da un dispositivo mobile e magari ne usate due per vedere questa grafica e quella che c'era nei vecchi trailer, vedrete che è davvero davvero diversa. Quindi non ci sono nuovi elementi se non il Monte Ostile ed io sono sempre più convinto che questo sia l'ipervolo. Perché un vulcano non può essere che sia così piccolo. O magari è solo la prospettiva che ci trae in inganno. Quando ci avviciniamo siamo minuscoli così e il vulcano è enorme. Potrebbe anche essere così. Però secondo me è l'ipervolo che era una feature fighissima. Si passava quasi più tempo con l'ipervolo piuttosto no, che a terra a progredire con la storia. Quindi io spero sia l'ipervolo. Se non è l'ipervolo, me ne farò una ragione. Però qualità visiva aumentata notevolmente. Cyndaquil che ha delle fiamme che non sono disegnate come se fossero ritagliate da un PNG. Mi fa molto piacere questo. Sì, molto meglio. Bellissime, bellissime. Ci siamo, ci siamo. Ragazzi, ci siamo. Abra, quell'abra non si muove a 2 FPS. Guardatelo bene questo abra. Si è visto poco, ma non andava a scatti.
questa è una cosa molto buona da non prendere sotto gamba. Quell'abra non andava a scatti. Ecco, ho nascosto un po' gli elementi per farvi vedere meglio un po' qui, Switch OLED e la grafica in gioco. Beh, c'è poco da vedere in realtà. Oddio, dal canale di Pokekalos si vede ancora un po' meglio, Però vabbè, sempre quello alla fine. Non è che cambia molto. Allora, magari se volete vederlo vi lascio il link di Pokekalos in descrizione direttamente al video, così potrete vedere anche voi per conto vostro. Ad ogni modo, per questo video è tutto, io vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate ovviamente il link per Instagram e Telegram, e se ancora non siete iscritti magari iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video, bye bye!